È uscita in questi giorni un'edizione riveduta e ampliata del libro più bello e completo dedicato a Francesco De Gregori. Il libro si intitola Francesco De Gregori, mi puoi leggere fino a tardi. L'autore è il giornalista Enrico De Regibus, è con noi questo pomeriggio per presentarlo. Buon pomeriggio Enrico De Regibus. Buon pomeriggio e grazie per l'invito. Il libro che parla di De Gregori in realtà è una nuova edizione di un libro che tu avevi già pubblicato circa 12 anni fa, riveduta e ampliata da quello che è passato, trascorso in questi ultimi 12 anni nella vita di Francesco De Gregori, che non è poco perché sono stati anni molto intensi per il cantautore romano questi ultimi. Sì, sì, degli anni molto intensi, pieni di dischi, di tantissima attività dal vivo, che continua anche proprio in questo periodo con una tournée fittissima e anche con molte collaborazioni, insomma, quindi ci c'era molto da raccontare su questi 12 anni, ma c'era anche molto di più da dire sulla parte che avevo già trattato, che è ampiamente rifatta perché ci sono tantissimi materiali nuovi, molte informazioni in più, insomma. È un lavoro di ricerca molto corposo, tu dici che hai consultato più di 1500 documenti, quanto è stato importante questo lavoro di ricerca? Ah beh, è fondamentale, perché per fare una biografia di questo tipo, che vuole essere il più possibile precisa e dettagliata, è indispensabile avvalersi di molte fonti. Diciamo che quando poi ho fatto un conteggio di tutte le cartelle del computer e ho scoperto che erano, mi pare, 1450, qualcosa del genere, mi sono un po' spaventato, perché vuol dire, insomma, che avevo in qualche modo consultato e spesso anche citato un materiale così ingente. Tu hai avuto anche la possibilità di andare a raccogliere delle testimonianze inedite di altri artisti che hanno conosciuto da vicino e lavorato con De Gregori, Venditti, La Mannoia e tanti altri. Quali sono le notizie più interessanti che hai scoperto? Sicuramente Venditti è stata una fonte importantissima di informazioni. Lui poi, quando gli si chiede di De Gregori, apre un file infinito di ricordi, di aneddoti. Quindi sicuramente da lui sono arrivate molte cose, insomma, ma anche dagli altri, ecco. Poi tra l'altro ci sono delle testimonianze di persone che erano già presenti nella prima edizione e che purtroppo nel frattempo sono scomparse, quindi insomma c'è anche a volte quando mi è capitato di lavorarci c'era anche, insomma, un po' di dispiacere, anche perché alcune di queste persone erano persone a cui ero affezionato, come Ennio Melis, che era il grande direttore della RCA, o Lilli Greco, che è stato uno dei più grandi produttori italiani, insomma, c'è parecchia roba. Tu hai raccontato insieme alla vicenda di Gregori, anche cercando di dare un'ambientazione storica degli avvenimenti che racconti, in particolare c'è una parte che riguarda anche il periodo delle famose contestazioni degli anni 70, che magari non sempre viene raccontata, o comunque non molti ricordano, e tu hai approfondito. Sì, anche perché è stato uno snodo molto importante per De Gregori, che in Italia è stato quello che ha subito la contestazione più feroce in un'occasione precisa, cioè a Milano al Palalido alla fine di un concerto, anzi durante il concerto, ma soprattutto alla fine di un concerto, ma è successo anche a molti altri artisti, da Santana a Lou Reed. Era un'epoca in cui sicuramente il clima di violenza e la tensione erano altissime, insomma, e visto che il libro, come giustamente dicevi, incrocia la storia di De Gregori con quella dell'Italia, ma anche del mondo, era indispensabile soffermarsi su tutto questo, insomma. De Gregori è sempre passato per essere uno dei cantatori un po' più difficili da decifrare, criptico, a volte ermetico. Tu che hai approfondito in questi anni l'artista e l'uomo De Gregori, è davvero così ermetico e criptico come si crede? Beh, sì, sicuramente ci sono delle... Adesso usare il termine preciso, forse ermetico non è quello esatto, perché poi rimanda ad una certa letteratura. Però insomma, detto in parole povere, sicuramente ci sono una serie di canzoni di De Gregori che sono difficili da decifrare. In un prossimo libro, fra l'altro sempre dedicato a lui, parlerò di sue delle canzoni e lì insomma cercherò di decifrare alcuni brani. Quindi è vero, però il succo è sempre lo stesso, è quello del titolo di una sua canzone, che non c'è niente da capire, perché in qualche modo la canzone, ma come succede anche con la poesia, con la letteratura, con la pittura, col cinema, anche a volte, non è detto che vada capita l'arte, ecco.
l'arte è fatta anche di altre suggestioni, di emozione che arriva, al di là del fatto che uno possa capire perfettamente quello che gli arriva, ecco. Come dicevamo, negli ultimi anni ha avuto un percorso molto particolare di Gregori, sembra quasi ringiovanito, mentre molti suoi colleghi addirittura hanno rinunciato, si sono ritirati dalle scene. Lui ha avuto un'esplosione, concerti, attività, collaborazioni. Cos'è che ti sembra cambiato in questi anni in Gregori? Guarda, in realtà è già da parecchio tempo, dagli anni 90, che lui in qualche modo ha avuto una vivacità anche dal punto di vista del live che non tutti hanno, insomma. Negli ultimi 10, 12 anni, 15 anni, forse anche l'attività dal vivo è incredibile. Non so in Italia qua, in questo senso così un cambiamento rispetto a... Credo che sia l'amore per quello che lui giustamente chiama il mestiere. E quando non lo faccio non mi sento completamente a posto. Ecco. Adesso peraltro ho interrotto per un anno l'attività dal vivo. Quello perché tutti quelli che lettori li consigliano di fermarsi per inflazionare, insomma. Mi puoi leggere fino a tardi, questo è il sottotitolo della biografia dedicata a Francesco De Gregori dal giornalista Enrico De Regibus, che esce quest'anno in un'edizione riveduta e ampliata e aggiornata al 2015. La prima edizione usciva infatti 12 anni or sono, il libro esce per la casa editrice Giunti in tutte le librerie.